Amici, stanno per arrivare Ninna e Matti a casa nostra e non sanno quello che li aspetterà. Esatto, Dani, perché oggi per le prossime 24 ore faremo degli scherzi in ordine alfabetico ai nostri amici Ninna e Matti. Quindi se non volete perdervi questo video super spettacolare, iscrivetevi al canale e commentate qui sotto con uno scherzo che inizia con l'iniziale del vostro nome. Robby, sono arrivati! Ehi, ciao amici! Ciao, come state? Sei pronto, Matti, ad una giornata da passare tutti e quattro insieme? Aspetta, ma io avevo capito che voi due andavate via per rimanere solo io e Dani. No, per questa volta saremo tutti e quattro insieme. Ci divertiremo, ne sono sicuro. Perfetto, amici, voi accomodatevi anche sul divano. Io mi sono dimenticato che ho lasciato il computer acceso. Vado a spegnerlo. Il primo scherzo inizia ovviamente con la A. E con la A verremo arrestati. Vedremo le facce dei nostri amici mentre uno di noi due sarà arrestato. Sarà divertente. Vado ad aprire. Ma non è casa nostra, non posso. Che devo fare? Dani, Robby, dove siete Basta. Finiti? Salve, buongiorno. Buongiorno. Sono della polizia e sto ricercando Robby. Robby? Sì, certo, Robby, il nostro amico, di là. Effettivamente questa è casa sua. È ricercato per un ergastolo di 20 anni in carcere, quindi dovete consegnarmelo. Cosa? No, aspetti. Oh no, Robby andrà in prigione. Non si muova, stia fermo. Matti, mi stanno arrestando. E adesso verrai con me in caserma. No, mi arrestano. Matti, non dici niente. No, ma si sarà trattato di un errore. Non mi interessa, il vostro amico andrà in prigione. Addio. Oh no, Robby. Oh, non ci posso credere, hanno arrestato Robby. Io non ho fatto niente. Non ci posso credere. Robby, che succede? A quanto pare cercavano uno che si chiamava Robby, non Robby. Oh, meno male. Avete visto che faccia Ninna e Matti? Direi di passare alla B, ossia boom. Dani distrarrà Ninna e Matti e io dietro farò scoppiare il palloncino. Scoppieranno dalla paura. È arrivato il momento del libro degli iscritti. Vediamo chi è il fortunato o la fortunata di oggi. Paolo S. Ciao Paolo, se anche voi volete entrare a far parte del nostro libro degli iscritti, mi raccomando, iscrivetevi al canale e commentate qui sotto. Ehi amici, cosa fate? Io mi sto annoiando. Io stavo vedendo le foto di Burro, guarda quanto è carino. Oh, davvero tenero, ma sì. Sapete Robby dove è finito? In realtà è scomparso da più di 10 minuti, io sì, pensavo che fosse con te. No, in realtà no. Oh, guarda Piadina, è bellissima. Oh. Forse... Ma cos'è stato? Ah no, scusami, è del mio compleanno, solo che l'avevo lasciato qui e quindi è scoppiato, scusami. Non ho mai sentito un'esplosione così potente. Ha fatto boom. Matti, ti senti bene? Ninna? Lasciamolo lì, fa sempre così. Oh mio, ma che cosa è successo? Scusate, devo andare un attimo al bagno. Forse gli scappa la cacca. Meno male che ho preparato il prossimo scherzo con la lettera C. Devo andare al bagno. Ok, portagno se chiave. Ogni volta che qualcuno mi fa spaventare mi viene sempre mal di stomaco e poi beh, devo fare... Insomma, avete capito cosa? Ma... Cacca! Cacca! Che schifo! C'è della cacca in questo bagno! Guardate, è tutto porco di... Cacca! Oh no! Io non ce la faccio a fare la cacca in un bagno sporco di cacca! Oh, che schifo! E ora come glielo dico a Dani e Robby? Oh no, che figuraccia. Glielo devo subito dire. Matti, a Robby. Perché hai urlato? Robby, devo dirti una cosa. Ma che cos'hai? Hai fatto la cacca ovunque, fuori dal WC.
Jay, ma come ti permetti? È casa nostra, avanti, questo da te non me l'aspettavo, adesso pulisci tutto. Robby, aspetta, si è trattato di un malinteso. Non sono stato io. Mani, io ho un po' sete. Fammi pensare, forse ho della Coca-Cola in frigo. Oh sì, grazie. Ok, va bene, allora te la vado subito a prendere. Ti aspetto qui. È caduto questo. Che carino, è così morbido. Aspettate, ma questo è il diario segreto di Dani. Non so se l'avete capito, ma questo è lo scherzo che inizia con la D, ovvero del diario segreto. Guardate la reazione di Ninna. La mia amica Ninna si è tagliata i capelli e si è fatta bionda, ma è orribile. Ma come? Lei mi aveva detto che stavo benissimo con questi capelli. Oh. Ninna, ho sbagliato, non ho della Coca-Cola nel frigo, che cos'altro vuoi? Ho letto il tuo diario e ora sono arrabbiata con te. Ma dai, non puoi prendertela. Ah sì? Allora come sono questi capelli? Sono belli o brutti? Beh, sono... Ormai lo sai che cosa penso di quei capelli. Sei proprio una cattiva amica. Certo che questa giornata è proprio strana, stanno succedendo cose una dietro l'altra. Esatto, sembra che tutto sia contro di noi oggi. Aiuto! Aiuto, Dani! Andiamo a vedere! Emergenza! Che succede? Corri, corri! Dani! Oh no, è svenuta! Oh no! Cos'è successo, Robby? No, Ninna, non dobbiamo perdere assolutamente tempo. Era qui, è andata a sbattere con la testa contro il muro. Non ho neanche capito perché. E adesso rischia qualcosa, un'emergenza. Devi chiamare un'ambulanza, qualcosa del genere. Ti rendi conto, guarda, Dani. Matti, fai qualcosa, Matti, è un'emergenza. Un attimo, un secondo. Non so che cosa fare, sono in panico totale. Oh no, ci mancava solo questo oggi. Dani è svenuta, speriamo non sia niente di grave. Dani! Oh no, non ci posso credere! Ho sognato di volare sopra un asino! E poi quell'asino ha smesso di volare e io sono precipitata in giù! Ma stai bene? Sì, Ninna, perché? È un asino che vola! Vabbè, ok, sì. Tanto io sono arrabbiata con te! Oh. No, vabbè, non ci posso credere! Ci hai fatto prendere un colpo! Ah, ok, allora, emergenza passata. Fa niente. Matti, che c'è, Robby? Lo sai che ho scoperto una cosa sconvolgente? Ma perché me lo dici con questa voce? Perché qui dentro, prima di noi, c'era un'anziana signora. Ah, che carina! Questa anziana signora ha dato fuoco a tutto. E si dice che il fantasma di questa signora vaghi ancora in questa casa. Robby, smettila. Quando tutto smettila. Diventa rosso. Ma che vuol dire scusa, rosso? Scusa, perché allora... Ecco, lo sapevo! Ogni volta che si parla di questa signora, tutto ritorna come quel giorno tra le fiamme! Aspetta, ma le luci sono diventate rosse! E chi le ha cambiate, Matti? E quindi che cosa dobbiamo fare ora? Io ho paura, Matti, anche io. Ma dimmi, rassicurami, dimmi qualcosa di bello! La signora maledetta! La signora maledetta! Aiuto! È andata via! Chiudete gli occhi, non guardatela! Sì, è tornato normale. È tornato normale. Sì. Ogni tanto fa questa cosa in casa. Che paura. Robby, io non ci voglio stare più a casa tua. Ma va, Matti, tranquillo, non ti preoccupare. Succede una volta al mese. Piuttosto, tieni, perché ho comprato proprio quel videogioco che volevi provare. Oh, grazie. Dai, giochiamo insieme, ti aiuto. Dammi qua. Aspetta, volevo giocarci io. A metà. Va bene, a metà. Ho fatto giocare Matti ad un nuovissimo gioco. E adesso è il momento di finire questa partita. Anche se credo proprio che stiano vincendo, Robby. Appunto, la G sta per Game Over. Quindi, Dani, stacca la spina della play. Vado. 3, 2, 1. Dai, abbiamo quasi vinto. Alla grande. No. Che è successo? Basta, questa è la giornata più brutta della mia vita. Sì, anche la mia, stanno succedendo troppe cose tutte insieme. Qua c'è qualcosa che non va, Matti, mi puzza. Hai ragione. Dani, ma non è che avete i fantasmi in questa casa per davvero?
Oh, Nina, non mi è mai capitato di sentire nessun fantasma. Stanno succedendo troppe cose strane, insomma, un po' strano. È strano, no? Non lo trovi strano? Oh, ma chi ti sta chiamando? Non lo so. Pronto? Sì, salve, sono l'hotel extra lusso delle Alpi dell'Alpinovia. Mm-hmm. E lei, Corinna Navoni? Mi sto fingendo un hotel per fare lo scherzo con la H a Nina e Matti. H Hotel! Pronto? Sì, sono io, Corinna. Mm-hmm. Cosa? Ma io non ho prenotato! Scusi, ma come faccio a pagare se non ho prenotato? Non è possibile! No, sì, noi abbiamo una prenotazione per Nina e Matti e dovete pagare 10.500 euro altrimenti andrete in prigione per non averci pagato! Aspetti un secondo! Dice che io ho fatto una prenotazione che devo pagare 10.500 euro, ma io non ho mai prenotato, non posso pagare. Sono un po' tanti, ma Nina, devi pagarli per forza, non puoi non pagarli. Ha detto che se no andrò in prigione. Oh, in prigione? No. È bruttissima la prigione. Sì. Di che pagherai subitissimo. Sì. Ok, allora pagherò subito. Sì, arrivederci. Oh no, che ora chi lo dice a Matt? Cioè, ti rendi conto? Prima Robby è stato arrestato. Poi il palloncino ha fatto boom. E poi tu hai avuto quel problema con la cacca. Cioè, tutte queste cose, scusa, tutte un secondo, oggi. Nina. A. Arrestato. B. Boom. E C. Cacca. La cacca, sì, c'era una puzza. A. B. C. È come se ci stessero succedendo delle disgrazie in ordine alfabetico. È arrivato il momento della I, ovvero gli insetti. Sì, vi immaginate Nina, ma soprattutto Matti, quando avranno questi qui addosso? Non vedo l'ora. E voi avete paura degli insetti? Scrivetelo nei commenti. Più che paura, fanno schifo. Sì. Beh. Ma secondo te è solo una coincidenza? Non lo so, e poi cosa sarà secondo te la Z? Zucca? Guarda, Zorro? Sinceramente non lo voglio sapere. Non lo voglio proprio sapere. Tipo, vabbè, dai, sarà sicuramente una coincidenza, non ti preoccupare. Comunque questa è una buonissima candela, senti? Sì, dovremmo averla. Che cos'è? Che schifo! Che schifo! Una scarafaggia! Anche lì! Che paura! Oh, che schifo! Che schifo! Che testa! Ma questi sono insetti finti! Che schifo! No, no, non hai capito! Sono finti, quindi vuol dire che li ha messi qualcuno! Ah, e quel qualcuno io so già chi è. Donnie e Robby, ne sono sicura. Non era una grande coincidenza! Sono loro che ci hanno preso in giro fin dalla lettera A! E adesso noi gliela faremo... pagare. Come la lettera P. Glielo facciamo vedere noi ora. Sei intelligente, bravo. E let's sta per limone. Sì, e sta anche per like, quindi lasciate un bel like. Ora lo faremo mangiare a Nina e Matti. Nina? Matti? Ciao! Perché avete quelle facce? Perché? Scommetto che ci stavate per fare un bello scherzo con la L, o sbaglio? Giusto, L. Come hai fatto a saperlo? No, scherzo, no. L. Di cosa state parlando? State bene? Fingono anche. Non so proprio cosa dire, mi avete deluso, ci avete preso in giro. Esatto, e sapete che vi diciamo? Noi ce ne andiamo con Aspetta. La A. Ma vi diciamo anche che ci vendicheremo. State attenti. Ma no, ragazzi! Addio! No, era solo uno scherzo! Oh, forse abbiamo esagerato, Robby? Secondo voi abbiamo esagerato? E siamo arrivati solo alla lettera L, a quanto pare! Boh, scrivetelo voi nei commenti.